Siamo alla vigilia della finalissima della Coppa Lombardia Over 35 tra la Sparta Milano e Metalcom. Sparta Milano, squadra più titolata quest'anno. Abbiamo qua il presidente, capitano, allenatore e quant'altro, Davide Pagliuca. Ciao Davide. Cuoco! Come si dice, però l'appetito viene mangiato a proposito di cuoco. Infatti, quindi io dall'aspetto ho molta fame, ho ancora fame, mettiamola in questa maniera. Questa sera incontriamo in Metalcom, diciamo che è una sorta di derby. Li consideriamo i nostri cugini praticamente, perché comunque siamo amici, ci vediamo anche in altri sempre in ambiti calcistici e siamo un bel gruppo, tutte e due le squadre. Stasera però forse non siete al completo, avete qualche assenza, ma la squadra è sempre competitiva. Sì, ma penso che qualche assenza ce l'ha anche la Metalcom, quindi non abbiamo come giustificazione. Qui si sono poste a quest'ultimo campionato le due squadre migliori dell'Over 35 e dell'Over 40. È una specie di finale di Supercoppa, mettiamolo in questa maniera. Bene, grazie Davide Pagliuca e buona partita. Grazie a voi. Siamo qui con la Metalcom, Storsillo e Cassera, che è il presidente mister, questa sera non giocatore, questa finalissima Over 35. Insomma, diceva prima il vostro collega della Sparta che siete quasi cugini appunto con loro, mette come squadra altrettanto titolata come la Sparta. Sì, direi di sì, che comunque secondo me quest'anno alla Coppa Lombardia si sono veramente qualificati per la finale le due squadre secondo me migliori e anche da più anni che giocano nello sport, quindi mi auguro che vinca il migliore e soprattutto che vinca la Metalcom. Questo Silo, qual è la sensazione di questa finale? Voi avete già vinto, no? Sì, sia con l'Over 40, no? Con vari titoli. Il campionato abbiamo già vinto contro questa squadra, però la finale è sempre la finale. In bocca al lupo a tutti e grazie. Bene, grazie Metalcom, ovviamente buona partita anche a voi. Grazie a voi. Entrano in campo Sparta e Metalcom qui al Centro Sportivo Baggio 2 di Milano per disputare tra poco la finalissima della Coppa Lombardia Over 35. Per la Sparta sono referto Stefano Berardi, Fazio, Garrano, Rota, Maspes, Renna, Gentile, Sirena, Voto, Gavazzi, Pagliuca e Fabio Berardi, la mister, il presidente Davide Pagliuca. Per la Metalcom rispondono invece il portiere Alvaro, Beninzaghi, Storsillo, Fumagalli, Russo, Bernasconi, Panizza, Balicco, Buscema e Sigliotto, il mister Fabio Cassera, arbitro il signor Mauro Stanizzi. Due squadre plurititolate nei campionati Sportlands. Hanno appunto vinto tra poco questa finalissima, la Sparta maglia bianca, pronto per il fischio d'inizio, due tempi da 22 minuti ciascuno. Sparta, Metalcom che batterà il calcio d'inizio. Attaccate i due! Portiere! Signori! Partito il match con la Metalcom subito alla conclusione, direttamente dal calcio d'inizio, pallone direttamente a fondo campo. Sparta dunque posterà la prima azione con Maspes, tentativo di verticalizzazione, poi sul numero 8 Daniele Renna, attaccato sulla sinistra, riesce solo a toccare il pallone che termina a fondo campo, il rinvio di Alvaro, Panizza, mette il lancio preciso, opportunità per il numero 13, Buscema che si allarga sull'uscita di Fabio Berardi. Bravo Buba! Anzi, Stefano Berardi, il portiere della Sparta, che è riuscito a sventare così. Primo tentativo, la Sparta che prova a replicare con il lancio però impreciso, invio di Alvaro, Magalli,
pallone manovrato per dalla Sparta per l'acquisizione, nessun problema per Berardi, se ne va a vuoto il sinistro, bravo, torna adesso, torna, spinto da Alvaro, Metalcom che avanza, ancora Metalcom in possesso di palla con il tocco per Buscema, ancora Metalcom in cambio di gioco per Bernasconi, prova il destro, un assist per Balico, fermato da Voto, l'apertura per Sirena, ancora Sirena, tastato Poggio, posizione centrale per Rota, tentativo di conclusione impreciso, si riprende con la Metalcom che manovra, fermato da Maspes, però Panizza, Maspes allarga, poi il pallone per la conclusione di Voto, quasi a colpo sicuro, bravo Alvaro a respingere, finale che si annuncia, bravi, molto interessante, due squadre ottimamente dotate sul piano tecnico, ha già tentato direttamente su Alvaro, Panizza viene attaccato fallosamente da Sirena che si scusa, senza fretta anche negli anticipi, temporeggiamo un attimo. Pallone la Metalcom con Panizza, poi la conclusione centrale parte di Fumagalli, la Sparta che può impostare con Maspes, rota lungo linea per Sirena, fermato, con la Sparta con Rota, prova a sfondare, trova l'intervento in calcio d'angolo parte di Panizza, corner in favore degli spartani, qualitativo di conclusione sul primo palo parte di Sirena, ribattuta in calcio d'angolo da Alvaro, tutto il corner, secondo palo, la deviazione di testa della difesa della Metalcom, ancora la Metalcom che scaraventa il pallone in fallo laterale, pallone conteso, infine la Metalcom che prova a ripartire col sinistro, tentato parte di Bernasconi, non inquadra lo specchio della porta, Berardi qua giù, con la Sparta che avanza, attivo fermato in fallo laterale, ancora la Sparta rimane in zona d'attacco, rota Renna da terra, riesce a toccare, attenzione all'opportunità, finisce a terra il giocatore della Sparta, deve essere stato Daniele Renna, atterrato, fatto sta che c'è il calcio di rigore, c'è Voto sul punto di battuta del penalty, lo sbaglia e dunque si sblocca il risultato al sesto minuto, con Voto che trasforma il penalty, siamo sull'1-0 dunque, prova subito la metà con una conclusione centrale tentata da Balicco,
prossimo balico che tocca in fallo laterale, la rimessa per Renna, Maspes, tentativo di imbucata, che si è fermato, parte la Metalcom, tipo spezzato da Renna, voto Maspes di prima, tipo di cross impreciso, riparte la Metalcom con l'imbucata, con l'indietro per la Metalcom che imposta, anticipo, poi il tocco dentro, l'uscita, la palla in rete, c'è il 2-0 da parte di Sirena, uscito, toccato in maniera vincente, e siamo sul 2-0. Al settimo minuto c'è dunque il 2-0 a favore della Sparta. Girala, vieni Pupa, vieni Pupa, noi due larghi, dai. Metalcom che prova a replicare, ma la Sparta recupera il possesso, quel vuoto tastato. Metacomp prova ad andare via di forza il piattone, la palla fuori di poco. Bravo, bravo. Anche va detto la prossima, dai. La Sparta che manovra. Maspes. Tocco per Rota, Renna, gira, 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 Rota, Maspes, vai down, vai down, verso la sinistra, il vuoto dentro per Renna, l'uscita di Alvaro, fermato voto, per conclusione ribattuta, ancora Sparta con voto, perde palla, la ripartenza della Metalcom con il tocco per Bernasconi, fermato da Maspes, la rimessa e per la Sparta al decimo minuto. Arriva, recuperato da Balico, ancora pallone istituito a Balico da parte di Rasconi, ma passaggio imprendibile, postare la Sparta con Rota, Maspes, Renna, tipo di verticalizzazione impreciso, però centrocampo, non è recuperato ancora dalla Sparta, poi perde palla, vieni in posizione, bravo Dani, tornare centrocampo, che imposta verticalizzazione sulla sinistra, rimessa in zona d'attacco per la Metalcom, guidata Fumagalli, Buscema, c'è stato un contrasto, la palla in calcio d'angolo, quello no, è infatti raga, e mi sa che è loro che fate gara, questo è vostro, no? Forse sì, è infatti calcio d'angolo per la Metalcom, battuto a raso terra, un velo, ma Rota recupera palla, via subito la ripartenza, lo scarico poi per Sirena, l'appoggio per Maspes che arrivava dalle retrovie, controbalzo,
non trova la porta. La Metacom, non stare già qua, che spara a metà capo, il destro tentato da parte di Fumagalli. Parte Manova con Maspes, non è recuperato dalla Metacom, ma c'è Prevoto che fa buona guardia, poi il tentativo per il colpo di testa da parte di Siena. C'è stato un intervento falloso, però. Ce l'avete il pacchetto di ghiaccio? Ce l'avete? Ancora, raga, ancora, Sparta, dai, dai! Ha fischiato il fallo? Sì, di Siena. Bel gioco. Grande, falloso subito da Belinzaghi. Tutta una punizione. Recuperato dalla Sparta. Con la ruota. Buone renna dal lato di sinistra. Riceve. Torna, torna, torna. Torna contrasto, la palla recuperata da Metalcom. Ecco che supera la metà campo. Dovrebbe venire scaricato male. Ancora la Sparta. Non è poi toccato all'indietro. Renna sbaglia l'appoggio, poi recupera la palla. La Sparta. Il gol nel 3-0, ancora da parte di Siena. Doppietta personale dunque per Siena al 14° minuto. Cambia la meta con Storsillo al posto di Balicco. Opportunità anche per la meta col piattone, spesa proprio dal nuovo entrato da Storsillo. Due passi, non inquadra lo specchio della porta. Sparta che manovra con Renna. Rotta. Catrin, fallo laterale. Ancora Sparta, per la palla. Il padrone del campo, la squadra di Davide Pagliuca. Un tentativo di voto col sinistro. Non colpisce bene. Parte la Metalcom con Storsillo. Buscema. Non è dentro, l'uscita da parte di Berardi. Poi poi rilanciato. La spinta di Belinzaghi. Poi il tocco in fallo laterale, la rimessa sarà in favore della Sparta. Prova Dario! Con la Sparta, l'uscita di Alvaro. Storsillo. Con la Metalcom con Panizza. Cambia gioco. Ancora Panizza. Panizza che pressato, difende il possesso palla. Alla fine viene recuperato Alvaro. Lancia lungo con le mani oltre la metà campo. Spegne il tentativo della Metalcom. Al 16° minuto e 30 secondi.
sempre 3-0 in favore della Sparta. Con Maspes, ce n'ho due. Ancora Maspes, Renna contestato, perde palla, ma c'è anche il fallo di Storsillo. C'è la posizione su Sirena, arriva, tocca lì dietro per Berardi. Seconda Fabio Berardi, numero 18, la Metalcom che prova il cambio di gioco sulla destra con Storsillo che si inserisce, effetto del cross all'indietro, poi il tentativo di conclusione in porta di Bernasconi murato da Maspes. Sarà la rimessa in zona d'attacco per la Metalcom al 18° minuto. Sirena recupera palla, la mantiene in campo, poi per Voto, ora Sirena e c'è il gol ancora di Sirena, la triplata personale da parte di Alessandro Sirena e siamo sul 4-0. Oh, direi che il primo che ha scelto della formazione l'ha azzeccato. 4-0, 18° minuto. Implacabile bomber. Siamo concentrati. Alessandro Sirena. La Metalcom che siamo tutti là. Manovra. Tutti in area siamo andati. Con il lungolinea per Storsillo che non riesce a controllare la Sparta che con Renna apertura per Sirena. Quanto anticipato, ma non c'è fallo per la conclusione provata da Sirena, la respinta di Alvaro. La Metalcom che manovra. La Sparta è sempre presente su tutti i palloni. Prova ora il sinistro, Voto. Non becchiamo! Una deviazione in calcio d'angolo. Sirena, il match winner, chiede il cambio a Gavazzi, fa il suo esordio Alberto Gavazzi. Vede il gioco la Metalcom quasi al 20° minuto con Alvaro. Buscema, Storsillo, la finta, poi il piattone, c'è il gol da parte di Bernasconi dell'1-4. Preso il gioco con la conclusione di Voto, deviato in calcio d'angolo. Roby, come ti ho detto! Pallone per Renna, pallone destro, pallone diagonale che termina a lato. Fabio Orla, Fabio Orla! Fabio! Metalcom che manovra. Ancora la Metalcom. Panizza, poi il pallone che si impenna, la spinta di testa di Maspes. Vai Roby! Voto, propone Gavazzi, Voto subisce forse fallo. Orla, sta zitto! Sta zitto, va bene, ha ragione, basta! Storsillo. È giusto, giusto arbitro! Che cazzo giusto? Basta, sta zitto! Orla, basta! Metalcom che supera la metà campo con Storsillo. Maspes poi prova l'imboccata, ma non c'è nessuno. Metalcom che
apposta dalle retrovie. Pallone. Quel destro, c'è il gol! C'è il gol da parte di Buscema! Attenzione che siamo sul 2-4 dopo una grande finta. Ha messo dentro il numero 13, il gol che dimezza il vantaggio dello Sparta da 4-0 a 4-2. Cavazzi fermato, Sorsillo, arriva anche il duplice fischio di metà partita. Si va dunque a riposo, la Sparta in vantaggio 4-2. Orla, bravo Dario. Squadra in campo per il secondo tempo tra Sparta e Metalcom. Sparta avanti 4-0, ma vinceva avanti 4-2, ma conduceva 4-0. C'è stato il cambio anche del portiere. Parte la formazione di Davide Pagliuca, è entrato infatti Stefano Berardi con il numero 1 al posto Salvatore Pazio con il numero 50, la Sparta che manovra con voto, pallone dentro, la respinta di Alvaro sulla conclusione ravvicinata, attaccante della Sparta. Rimane in zona d'attacco, rota, tipo di verticalizzazione, pallone intercettato, però c'è un contrasto di Maspes con Buscema, messa laterale per la Sparta, rota, voto, rota, cambio di gioco per Renna, pallone detto per Gavazzi, fermato Fumagalli, Belizzaghi, Belizzaghi pressato, riesce scivolata, fa calambolare il pallone su Gavazzi, Metacom che rimane in possesso di palla con Palizza, perde palla, voto, c'è un 3 contro 2, voto, la conclusione ribattuta da Panizza, recupera palla Panizza, attaccato dalla Rota che ruba palla, opportunità per la Sparta con il voto, la conclusione sul primo palo, inviata il calcio d'angolo da parte di Alvaro, battuto il corner, arriva Gavazzi al tapin, Panizza, allora ancora meno dalla meta con quel tentativo di verticalizzazione impreciso, il taglio di Bernasconi, va bene Stefano, Stefano Berardi riprende il gioco, rota, Gavazzi perde il contrasto, Belizzaghi, ma c'è Renna per non controlla bene, la metà comunque imposta, Panizza, Belizzaghi, Storsillo, cambio di gioco, Panizza, Storsillo, Belizzaghi sbaglia l'appoggio, opportunità per voto, 2 contro 2, voto, salta Belizzaghi, ancora voto, Gavazzi, Gavazzi, conclusione ribattuta dal difensore della Metalcom, voto, rota, per Renna, tentativo di semirovesciata, Gavazzi costringe all'intervento in calcio d'angolo Alvaro, quarto minuto della ripresa, sempre 4-2 in favore della Sparta. Andiamo a seguire sul secondo movimento, occhio per fuori, Pani, Pani, c'è nessuno sul secondo. Il corner non in maniera precisa, la metà con recupera palla con Buscema, cambio di gioco,
Anizza, fermato, c'è un 3 contro 1 per la Sparta, voto, appoggio dentro, c'è il gol, della Sparta, dovrebbe essere stato Fabio Berardi a metter dentro, davanti, davanti, il numero 18. Dai, subito! Fabio Berardi ha fatto centro. Grande Masses! Via! Per il 5-2, dunque torna più 3 la Sparta. Poi perde palla. Ma la recupera. Una palla a vuoto a ripartenza con Fabio Berardi, vuoto. Voto viene fermato da Storsillo in fallo laterale. Poi c'è il gran destro provato ancora da Berardi, non trova lo specchio della porta. Su raga, su, su, metto con che manovra con Bellinzaghi, Storsillo, ancora Bellinzaghi. Bravo Dario, bravo Magalli. Tocco e Maspes in anticipo. Arriva! Nota. Si rifugia su Stefano Berardi. Mette il lancio per Gavazzi, non riesce a controllare bene. Grande Stefano! Alvaro regala il pallone al Sparta, poi lo recupera. Metal Cop si prova. Il pallone poi recuperato da Maspes. Voto. Gavazzi, la palla in fallo laterale. Tentativo da parte di Ren, pallone che scheggia anche il palo. Daniele Ren, bravo Robby, metta con che riprende il gioco, il lancio direttamente a fondo campo. Ragazzi, meglio che facciamo a giocare, perché così se no il movimento no, 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 era una macchina tutta preparata con il clacson. Stava bene Berardi, Sparta in zona difensiva. Buona, buona, saliamo, guadagna la rimessa. Tipo di appoggio sbagliato, la metta con recupera palla, poi ruota la recupera Gavazzi, vuoto, prova a sinistro, il battuto da Bellinzaghi. Ora Sparta che rimane in zona d'attacco. Allargato per vuoto, poi il tentativo di cross per Gavazzi che non arriva di testa. Bravo Robby, bravo, va bene. Messa poi viene data da Gavazzi alla Metacom sportivamente. Balicco fermato in fallo laterale. Stesso Balicco che poggia su Buscema. Balicco il testo di Masper, poi ruota Magalli, tocca per ultimo, la rimessa della Sparta. Sparta che manovra con Renna, voto, tocco morbido, poi giù indietro per Rota. Stefano Berardi,
poi spesso due volte viene fermato, ancora palla alla meta, allargati a sinistra, una palla buona, il piattone però sull'esterno della rete, parte di Buscema, è una buona occasione per il 3-5 per la Metalcom, non concretizzata. Dai che non è finita, dai non vogliamo! Voto. Vogliamo Vaga, dai, dai, dai! Arriva, arriva! Fabio Berardi, rotta. Mario, stammi te che ci vediamo fuori. Fabio Berardi, la posizione di prima imprecisa proprio per Gavazzi, prese il controtempo. Gavazzi che è il nuovo acquisto della Sparta per questo torneo. Fuma, 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 fuma. Fatto vedere la DV pubblicità. Fabio Berardi contestato in maniera efficace, perde palla. Ma la palla termina in calcio d'angolo. Ha tutto il corner, la palla deviata da Rotta. In maniera decisiva in fallo laterale. Poi è allargato, poi il sinistro che colpisce la traversa. Sfortunata la Metalcom che insiste, anche se poi pallone viene intercettato. Poi recupera la stessa Metalcom nell'occasione precedente. Buscema si è stirato dopo aver colpito la traversa. Buttala fuori, buttala fuori. Lui viene buttato fuori dalla Metalcom per mettere il cambio. Ah, Buscema. Dagliela, Si è stirato. 10 minuti di gioco. Messa restituita dalla Sparta. Dario! Di verticalizzazione, contesto di Maspet, vincente, Gavazzi prova la ripartenza, ancora Gavazzi. Giusto, giusto. Subisce fallo. Portiere! 2-1 che è! Calcio di punizione per la Sparta! Con il voto è rota! Pallone! Voto che calcia a giro con il sinistro! Non trova la porta! Siamo tutti di qua però, oh raga, siamo in 4, in 5 nella nostra metà campo. Cata tentata. Palla netta, palla netta. Calcio di punizione per la Metalcom. Raul, basta. Sulla palla, orla. Non 12 minuti e 30 secondi giocati questa ripresa. 5-2 il vantaggio della Sparta. Poi deve subire questo calcio di punizione. Battuta di esterno, la palla che termina a lato. Ceri! Berardi era sulla traiettoria. Parava la Sparta con Renna. Pallone poi recuperato, ma viene regalato a Gavazzi. Gavazzi, l'uscita di Alvaro che riesce a toccare il fallo laterale. Sbattuta, ma regalata la palla alla Metalcom. Attimo di lancio. Stai là, a farsi vedere. Stefano Berardi. Bravo, Ren. Rimessa per la Sparta, pallone recuperato dalla Metalcom, continuo
però infruttuoso e Stefano Berardi fa solo il pallone, poggia su Rota, poi Stefano Berardi riesce a Gavazzi, non riesce a controllare sull'attacco di Belinzaghi, Panizza, Belinzaghi, Bernasconi, pallone toccato per il destro debole però di Storsillo, riesce a respingere Stefano Berardi, però ancora la metto con calcio d'angolo, rientra Sirena al posto di Gavazzi, Sirena match winner con la tripletta nel primo tempo, battuto sul corner, non riesce a impattare Panizza, rota, cambio di gioco, dice forse fallo, alzati, ormai non l'ha fischiata Berardi ma non viene fischiato, la mette al com, la recuperata dalla Metalcom con Panizza, prova il destro, la spinta di Stefano Berardi in calcio d'angolo, tutta la spinta poi di Rota, voto Rota, tocco bambino per voto che può avanzare, campo aperto, voto, sbaglia poi l'apertura regalando palla alla Metalcom che a sua volta può contrattaccare, pallone dentro per la girata, attenzione, poi il sinistro da due passi di Russo, però è debole, Sparta che prova, spinta di testa di Panizza, ancora Panizza, Russo sbaglia l'appoggio, è arrivata la palla alla Sparta con voto, servi lì adesso Fabietto, servi lì Fabietto, bravo, vai vai, gioca gioca, la recuperata dalla Sparta, voto, cambio di gioco sperato dalla Metalcom, solo René, lungolinea, lungolinea, Belinzaghi, solo, Bernasconi, anticipo di Rota, bello stile, ricostruisci tutto, Fabio Berardi, Enna, Berardi, Rota, bravo Dario, calma, Fabio Berardi regala la palla Balicco, si chiude per la difesa della Sparta, deve ripartire la Metalcom che poi va a verticalizzare, via via, poi è intercettato, madonna mia, qualche brivido Stefano Berardi, porca miseria, non ce l'ha gli occhi dietro qua perché deve sì, no. Fabio Berardi deve essere riuscito, poi subisce fallo. Dai Fabiazzo che adesso tiri. Chiudere, chiudere. Stai sulla palla. Facciamo la barriera là, dai. 18esimo minuto che scocca in questo istante. Sempre 5-2 in favore della Sparta. Voi due li metto. Fabio. Basta. Davide. Tranquillo, ok? Voi due li metto. Non è in gol, è arrivato in 6-2 su punizione siglato da voto, davanti davanti, che aveva aperto le marcature su calcio di rigore, ora sigla del 6-2 su punizione Orlando voto, 6-2 che dovrebbe chiudere ogni discorso, torna dunque a più 4 la Sparta, è stata avanti 4-0, poi il 4-2, il nuovo allungo nella ripresa, la mozione di mister Pagliuca, che deve concedere questo tentativo, respinto da portiere Berardi, ancora Berardi in uscita, fa solo il pallone, Raul non molliamo, Raul,
Lancia, ma c'è Berizzaghi in anticipo. La Metalcom che avanza. Tentativo, poi c'è il contrasto di Ota sul pallone. Stefano Berardi. Sirena. Fabio Berardi, il gran destro in diagonale, non trova la porta. Quasi al 20° minuto, 2 minuti e mezzo alla fine, più recupero Storsillo, accettato da Rota. Renna, Balico, la palla. Ancora la metta con che prova. Tattivo sulla sinistra di sfondamento di Panizza. Giusto, giusto. Viene fermato fallosamente. Calcio di punizione per la Metalcom. A tutta la punizione da Storsillo e spinta in fallo laterale. Storsillo per il sinistro tentato da Balico, la bella risposta di Stefano Berardi in calcio d'angolo. Tutto su Panizza. Ancora tentativo e c'è il gol con la deviazione. È stata l'autorità sulla conclusione. Dovrebbe essere stato, vediamo chi è il numero 5, Magalli. Fa caldo, eh? Ciao, Fabio, non vogliamo, eh? Anzi, il numero 9, Bernasconi. Conclusione deviata, spiazzato Stefano Berardi. Solo, solo, bravo! Siamo sul 6-3. Ancora la Metalcom. Con calma, Bernasconi, con calma. Intercettato. Alla in fora laterale, la rimessa per la Sparta. Farsi vedere! Sta su Maspes. Stefano Berardi. Rilancio rischiando, viene ribattuto da un avversario. Fabio Berardi, la palla però aveva già marcato la linea laterale. Magalli, ma non c'è più tempo perché finisce il match con la vittoria 6-3 della Sparta, che dunque si aggiudica la Coppa Lombardia over 35 di calcio a 7 2011. Siamo con Alessandro Sirena, match winner questa sera per la Sparta, che conquista questa Coppa Lombardia, una finale comunque tirata perché la Metalcom non l'ha mai mollata, che è sotto 4-0, poi 4-2, quindi sicuramente merito vostro. Merito del presidente, dov'è il nostro capitano? Pagliuca, tutto merito di Davidone e Pagliuca e basta. Grande Davide! Applauso anche a tutti i ragazzi ovviamente che hanno dato l'anima in questa finale come tutto il torneo, no? Certo, certo, ma il merito va sempre al nostro Davidone Pagliuca. Che completa anche una stagione trionfale per la Sparta, visto che avete portato a casa anche altri trofei oltre a questo. Esatto, esatto, esatto. Hai già detto tutto tu, che lo devo dire io. Bene, grazie e complimenti. Grazie a voi. Bravo! Bravo! Ero onorato anche questa 14ª edizione della Coppa Lombardia con la grande finale. Siamo ancora in fase di prelievo sanguigno perché le zanzare alle 11.05 non hanno ancora mollato, quindi facciamo le proiezioni in fretta. Complimenti alle due formazioni, ho visto il secondo tempo perché ho una riunione, quindi non ho potuto vedere il primo tempo, però ho visto un gran secondo tempo. Sicuramente quest'anno 2010-2011 Sparta lo ricorderà come un anno di grosse soddisfazioni. Non è ancora finita, per cui vedremo un pochino. Comunque complimenti a Metalcom che questa volta sono andati secondi,
non sempre si può vincere, certo, però l'importante è arrivare in finale, l'importante è arrivare in finale e giocare bene. Quindi seconda squadra classificata, Pregna Mara, responsabile del calcio 7. Fratelli, onorate la Metal Crew! Aspetta, aspetta che c'è ancora roba, aspetta andare via. Complimenti davvero a Metalcom. E come dicevo prima, credo che siamo ormai, siamo alla tripletta? Quattro o poker? Allora, siamo alla quarta vittoria di stagione e si aggiudica questa 14ª Coppa Lombardia la squadra di Sparta! Dai, raga!